L'uomo è l'essere più elevato nell'intera creazione. È veramente il signore del mondo fisico. Così possiede un corpo meraviglioso che gli permette di vivere nel modo più elevato a livello fisico. Possiede in particolare due occhi e due orecchie che gli permettono di scrutare il mondo che lo circonda, ricevere ogni segnale di luce che gli proviene dal mondo fisico e ascoltare tutti i suoni del mondo in cui vive. Sono occhi e orecchi veramente meravigliosi. Ci dicono però i maestri dello spirito che l'uomo possiede anche un occhio e un orecchio molto più importanti, molto più preziosi di quelli fisici. Sono l'occhio e l'orecchio dello spirito. Mentre con gli occhi e con gli orecchi fisici possiamo scrutare e conoscere il mondo fisico che ci circonda, con l'occhio e l'orecchio del nostro spirito possiamo entrare in contatto con i mondi più elevati dello spirito. Così fino a quando l'uomo ha soltanto gli occhi e gli orecchi per percepire il mondo che lo circonda, vediamo che vive nella più completa ignoranza spirituale. Questi sensi fisici non lo aiutano a risolvere il mistero della vita. L'uomo non sa da dove viene. Qual è il vero significato della sua esistenza? Dove è diretto quando dovrà abbandonare questo mondo? Questo perché? Perché l'occhio e l'orecchio dello spirito esistono in tutti gli esseri umani di questo mondo, ma sono solo potenziali. Chi può svegliare quest'occhio e queste orecchie spirituali? Il maestro. Fino a quando con la grazia del maestro non ci risvegliamo alla vita dello spirito, siamo come immersi in uno stato di completa ignoranza. Gli uomini vivono in questo mondo ignorando però le verità fondamentali. Da dove deriva questo universo fisico che ci circonda? Di dove siamo venuti in questo provvisorio mondo terreno? Dove siamo diretti dopo il trapasso? Tutti questi misteri che ci circondano possiamo risolverli soltanto quando il Maestro dello Spirito porta in noi una trasformazione meravigliosa. Apre l'occhio e l'orecchio spirituale che sono latenti in tutti gli esseri umani, ma che la maggior parte degli individui di questo mondo, i miliardi che lo popolano non hanno ancora proceduto a conoscerli, ad aprirli. Così cosa ci dicono i maestri dello spirito? Che l'universo fisico che noi vediamo è solo la scorza esterna del grande universo
creato. È la parte minima, direi, la parte più, si potrebbe dire anche primitiva. Aprendo l'occhio del nostro spirito, noi contempliamo un mondo molto più vasto, molto più meraviglioso, che è l'origine di tutto quanto esiste. Aprendo l'orecchio del nostro spirito, noi ascoltiamo quella che le scritture chiamano la voce di Dio, quella vibrazione cosmica che è presente in tutto l'universo. Anche gli scienziati oggi hanno dimostrato che l'intero universo è permeato da una vibrazione, quella che Platone chiamava la musica delle sfere. Aprendo l'orecchio del nostro spirito, noi finalmente possiamo conoscere qualche cosa di più vasto, eh? Quella vibrazione che ha dato origine all'intero cosmo e che lo sostiene. La Bibbia chiama questa vibrazione parola. In principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Tutto è stato creato per mezzo di essa. Così questa parola, questo potere creativo, dicono i maestri, si manifesta in due forme primarie, la luce e il suono divino. Ma fino a quando noi abbiamo aperto l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, siamo come morti spiritualmente, non siamo ancora nati. Così, grazie ai maestri che vengono di tempo in tempo, possiamo accedere a questa conoscenza più elevata. Possiamo svelare il mistero che ci circonda. E finalmente vivere una vita autentica. Vedete, fino a quando siamo immersi nell'ignoranza spirituale, inciampiamo continuamente nelle vicissitudini di questo mondo. Non sappiamo esattamente dove dirigere i nostri passi. Perché? Perché non conosciamo qual è l'autentico scopo della nostra esistenza. Non conosciamo niente della meta straordinaria che attende ogni spirito umano quando diventa padrone veramente della propria esistenza. Così i maestri ci dicono che l'intero universo è permeato dalla luce e dal suono divino, che provengono dal piano più elevato della creazione. Quando apriamo l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, possiamo contemplare quella luce e ascoltare quel suono divino che ci richiamano verso casa. E si apre dentro di noi e davanti a noi l'autentica conoscenza. La luce divina apre davanti a noi la strada che conduce alla meta. E qual è la meta? Tornare ad immergerci nella divinità dalla quale siamo scaturiti, dalla quale siamo temporaneamente in esilio, in questo momentaneo e provvisorio mondo terreno. Così, mentre la luce illumina la strada spirituale che ci sta davanti verso la meta, che è la conoscenza di Dio, il ritorno alla sua casa meravigliosa, il suono interiore ci guida, con la sua vibrazione verso dove dobbiamo andare.
Quindi i maestri vengono di tempo in tempo per risolvere il mistero delle esistenze. Ci dicono che lo scopo autentico della vita umana è niente meno che questo, conoscere lo spirito che è in noi e conoscere Dio. Se non riusciamo a realizzare questa conoscenza, la nostra vita è trascorsa invano. Brancoliamo nel buio. Viviamo nelle tenebre spirituali e non sappiamo dove dirigere i nostri passi. Per questo il mondo è così pieno di contraddizioni, di conflitti, interiori nell'uomo ed esteriori fra gli uomini, di insoddisfazione, di vane ricerche. Perché la maggior parte degli esseri umani non sono risvegliati alla vita dello spirito. Attraverso la meditazione noi procediamo sicuri verso quella meta che è l'immersione del nostro spirito in Dio, la realizzazione della felicità suprema. Fino a quando l'uomo non realizzerà questo, vivrà nell'insoddisfazione, nella ricerca vana, continua di mete illusorie, vivrà in mezzo ai conflitti che vediamo non mancano in questo mondo. Così il Cristo cosa diceva? Il Cristo diceva: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È quella luce che ci dà la vera vita, la vita dello spirito. Fin quando non conosciamo noi stessi, lo spirito divino che si trova dentro di noi, brancoliamo nella più fitta oscurità. E Nanak diceva altrettanto. Cosa diceva Nanak, il grande maestro dell'India? Il capostipite della religione dei Sikh. Senza il maestro c'è solo tenebre. Grazie all'insegnamento del maestro risplende la luce divina e siamo liberati. Liberati da che cosa? Dall'ignoranza che produce la sofferenza. Se noi conoscessimo chi siamo veramente, e ci dedicassimo alla meditazione che porta il nostro spirito sempre più vicino a Dio, il mondo cambierebbe completamente. Se tutti si dedicassero alla meditazione sulla luce e sul sole divini, la più elevata delle forme di meditazione, scomparirebbe dal mondo l'ignoranza e la sofferenza. Così i maestri sono veramente preziosi, sono la più straordinaria conoscenza che noi possiamo compiere, entrare in contatto col maestro. Egli ci rivela chi siamo veramente. Non ci vuole legare a lui, ma al mondo superiore dello spirito, alla divinità che si trova dentro di noi. Così una volta c'era Nasruddin, un saggio del Medio Oriente, che alcuni lo ritenevano un grande saggio, altri lo ritenevano un pazzo. Ma effettivamente i maestri talvolta dalle masse vengono ritenuti un po' pazzi. Coloro che parlano di un mondo che non conosciamo. Mentre gli uomini sono rivolti a mete illusorie.
il denaro, il successo, il piacere, tutte quelle cose provvisorie che poi devono essere abbandonate quando abbandoniamo alla fine dell'esistenza questo mondo. Invece i maestri ci parlano di un bene non corruttibile, eterno. Quando l'abbiamo scoperto dentro di noi, non ci abbandona mai la conoscenza del nostro spirito. Così Nasruddin una volta entrò in un negozio. Si levò la propria tunica e la mise lì su un tavolo. E poi, girando nel negozio, si sceglie una bellissima tunica tutta ricamata finemente in oro, e la indossò. Si specchiò, gli stava a pennello. Ecco che si avviò verso l'uscita. Il padrone del negozio disse: "Ma dovete pagare questa tunica", disse Nasruddin. "Vi lascio qui la mia tunica usata. Se direte che questa tunica l'ha indossata Nasruddin, riscuoterete un prezzo molto più elevato di questa povera tunica che ho appena indossato". Così quando noi incontriamo il maestro, il nostro valore decuplica, quintuplica, diventa 1.000 volte il valore di prima. Perché? Perché finalmente viene rivelato dentro di noi il gioiello, preziosissimo. Il gioiello lucente del nostro spirito. Così i maestri vengono per compiere dentro di noi questa meravigliosa metamorfosi. Da ignoranti diventiamo sapienti. Basta anche un istante di questa esperienza del nostro spirito per cambiare completamente la nostra vita. Diceva Vivekananda, cos'è il samadhi? L'autentica conoscenza. È quello stato in cui noi entriamo ignoranti e ne usciamo sapienti. Finalmente veniamo a conoscere qualcosa dell'aldilà, qualcosa del regno più vasto, più meraviglioso, più importante di quanto non sia questo provvisorio esilio terreno. L'anima umana è come esiliata in questo mondo. La sua vera patria è nella casa del Padre, il regno divino verso la quale ci guidano la luce e il suono celestiale. Per questo il maestro è di un'importanza fondamentale. Possiamo leggere le scritture, possiamo andare nei templi, visitare luoghi di pellegrinaggio. Sono tutte buone azioni, naturalmente. Ma fin quando non apriamo l'occhio e l'orecchio del nostro spirito alla vera conoscenza, barancoliamo nel buio. L'iniziazione ai misteri dello spirito non ci può essere impartita dalle scritture, ma né dai maestri del passato, ma dal maestro vivente del tempo. È stato così in tutti i tempi. Il Cristo diceva: "Finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Finché io sono nel mondo". Quando abbandonò il mondo fisico, la scena del mondo, affidò questo incarico a Pietro, di fare discendere lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo si manifesta, parola divina, Nam, Om, come lo chiamano in Oriente, si manifesta come luce, come suono celestiale.
Così gli uomini si trovano ad affrontare a volte difficoltà che sembrano superiori alle loro forze. Perché? Perché non conoscono il potere divino che si trova dentro di noi. Il potere superiore del loro spirito, che è la parte veramente divina del loro essere. Se fossero coscienti di questa loro perla preziosa, che splende interiormente, non avrebbero più timore di nulla. Risolverebbero brillantemente tutti i problemi, perché dal contatto con la divinità deriva ogni conoscenza. Quando apriamo l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, l'intero scibile apre il proprio libro davanti a noi. Andiamo con sicurezza verso la meta. Possiamo vivere in questo mondo in maniera più appropriata. Fare ricorso alle risorse più elevate del nostro spirito e vivere felicemente, risolvere brillantemente tutti i misteri e tutti i problemi dell'esistenza. Perché vediamo il mondo da un piano più elevato, che è purtroppo chiuso e occluso anche agli scienziati più famosi, che sacerdoti delle varie religioni non sono in grado di svelare. I sacerdoti vi danno la teoria, ma non sono in grado di darvi un'esperienza pratica di come aprire l'occhio e l'orecchio del vostro spirito. Entrare in contatto con la realtà divina. Così in questo periodo noi siamo di fronte a un problema che sgomenta gli esseri umani. Questo virus che provenendo dalla Cina si è sparso un po' ovunque. Questo virus incute timore perché non si sa come affrontarlo, ma ci sono cose ancora più gravi di fronte alle quali l'uomo non fa assolutamente nulla. Per esempio, questo virus ha creato qui in Italia in circa un mese e mezzo, diciamo, ha portato al dato di ieri circa 1.400 decessi. Ma c'è una malattia ancora più grave che porta ogni mese a 10 volte tanto di decessi, il tumore. Per tumore ne muoiono ogni mese, in base all'ultima statistica dei medici oncologi, nella loro associazione. L'ultima statistica dice che ne muoiono ogni mese, la gente non lo immagina nemmeno, 14.550, 10 volte tanto, 177.000 all'anno in Italia. Quindi fino a ieri erano deceduti per questo virus proveniente dalla Cina 1.400 individui. Ma che cosa fa l'uomo per scongiurare una calamità 10 volte più grande, quale è il tumore? Assolutamente nulla. Perché? Periodicamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita
a ridurre il consumo della carne, che equivale a dire non mangiate più carne, perché è la causa prima del tumore. Sui pacchetti di sigarette c'è scritto non fumate perché provocano la morte, ma continuiamo, la gente continua a fumare. Così. Naturalmente continuano a ammalarsi di tumore. L'uomo dovrebbe non consumare gli alcolici, anche quello sono indicati fra le origini dei tumori. Così noi ci troviamo di fronte a una calamità che ha creato in circa un mese e mezzo in Italia 1.400 decessi, no? E non ne affrontiamo una che ne ha creato 10 volte tanto. Ma se l'uomo rivelasse la divinità che è dentro di lui, aprisse l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, la prima cosa che farebbe è adottare una dieta vegetariana. Perché? Perché vedrebbe che lo spirito divino si trova dentro tutti gli esseri viventi, anche se in una forma più non così elevata come può realizzare l'essere umano. E allora rispetterebbe tutti gli animali, non si ciberebbe più di carne. Volendo raggiungere la piena conoscenza di se stesso, smetterebbe anche di consumare alcolici e quindi condurrebbe anche una vita molto più salutare. Così cosa diceva Kabir, Kabir un grande maestro dell'India. Solo se incontri il maestro puoi liberarti dalle illusioni di questo mondo e condurre una vita autentica. Ma di fronte a questa calamità ci sono anche delle prospettive positive, perché Dio non abbandona gli uomini, anche quando loro abbandonano Dio. Così sia in Cina che a Codogno, che è stata la prima cittadina ad essere colpita in maniera più diffusa da questo morbo, i nuovi casi di malattia stanno scomparendo. Quanto tempo ci è voluto? Un mese e mezzo, 2 mesi. Quindi possiamo essere sicuri che questo morbo non durerà molto a lungo. C'è stato un inizio, si sta volgendo verso una fine. Naturalmente dobbiamo fare del nostro meglio per cercare di seguire quelli che sono le indicazioni che ci vengono date, no? Per limitarne la virulenza. Ma per possiamo anche stare certi, no? Che ci stiamo avviando verso una fase che sarà anche la fase finale, no? Non così catastrofica, no? Come dicono certe persone, mai così catastrofica come il tumore. Quindi, se noi affrontiamo il tumore con indifferenza, dovremmo fare in definitiva altrettanto con questo morbo cinese. E se ci dedicassimo alla meditazione, sentiremo sopra di noi la protezione, l'amore, la sicurezza che ci dà il
il maestro attraverso la propria meditazione. E ogni cosa scorrerebbe senza troppi allarmi che in definitiva poi hanno finito per mettere l'Italia, no? In una condizione veramente disastrosa. Ma questo è dovuto appunto anche alla gestione degli allarmi, no? Siamo stati troppo allarmistici, probabilmente. Così il Cristo diceva: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Chi entra nell'ovile del Maestro è in grado di risolvere, come abbiamo detto, tutti i problemi che la vita non manca di presentargli. No. Essere iniziati ai misteri dello Spirito, conoscere di più dell'aldilà, ovviamente non ci preserva dai problemi dell'esistenza, ma con le indicazioni, no? Che ci provengono dalla meditazione, con l'aiuto, la grazia e l'amore del Maestro, tutti questi problemi appaiono come un'eco più distante, eh? Non ci sopraffanno, ne siamo padroni. E quando poi i problemi cessano, siamo diventati più forti. I problemi di questo mondo devono servire appunto a quello, a renderci ancora più forti. Così è sperabile che questo morbo che si è diffuso anche in Italia lasci poi una umanità migliore, più conscia della sua debolezza, più conscia anche del fatto che deve andare alla ricerca del proprio spirito, della parte immortale che ha dentro di sé. Quando avrò scoperto questa parte divina, immortale, neanche la morte gli farà più paura. Così una volta c'erano due scassinatori che entrarono nel caveau di una banca. Ciascuno di loro aveva una grossa borsa. Ecco, il primo di questi scassinatori si fece attrarre dalle monete lucenti e prese più monete che poteva e ne riempì la propria borsa. L'altro invece era più intelligente, lasciò perdere le monete, prese solo biglietti di grosso taglio, ne riempì la propria borsa e lasciò il caveau con una fortuna. Così gli uomini purtroppo si fanno attrarre dai beni provvisori, deperibili di questo mondo, e trascurano invece il bene più importante che rimarrà con loro per sempre, la conoscenza del proprio spirito e la conoscenza di Dio. Se si dedicassero a questa scienza, la scienza dello spirito, non solo vivrebbero meglio in questo mondo, vivrebbero una vita veramente meravigliosa, piena di conoscenza, d'amore, di beatitudine, ma si porterebbero questa conoscenza anche nell'aldilà. Così entrare in contatto con Dio significa sviluppare gioia dentro di noi, eh? Perché Dio è beatitudine infinita, cosmica, senza termine, senza opposti. La gioia che tanto viene ricercata dagli esseri umani ce l'hanno dentro di loro.
è lo spirito divino che è dentro ogni essere umano. Se scoprissero questa loro autentica identità, allora la beatitudine divina zampillerebbe dentro di loro e comprenderebbero allora le parole del Cristo. Io sono l'acqua della vita. Chi segue me non avrà mai più sete in eterno. E quest'acqua della vita zampillerà dentro di lui per l'eternità.